e la Dinamo di Kiev. È finita 1-1 con la formazione che si può considerare forse in questo momento la più forte o quasi d'Europa, che è andata in vantaggio. C'è questa azione con un intervento molto deciso di Bonner sull'attaccante sovietico, forse c'erano qui gli estremi del calcio di rigore. L'arbitro Aladren, lo spagnolo Aladren, non ritiene opportuno concederlo. Rivediamo l'azione, c'è il lancio di Rodionov, l'intervento molto deciso di Bonner, il pallone poi va fuori, viene concesso soltanto un calcio d'angolo, ma evidentemente la giustizia esiste in qualche modo, tant'è vero che su quella stessa azione Yevtushenko riesce a realizzare il gol del 1-0, vantaggio della formazione sovietica, della Dinamo di Kiev, che però dura soltanto un tempo, se così si può dire. Un gol realizzato al 17° minuto del primo tempo, il pareggio nel corso della ripresa per opera di John Stone, che è il capocannoniere della formazione del Celtic, è anche il capocannoniere in questo momento del campionato scozzese, nel quale il Celtic di Glasgow è al primo posto. Eccolo qui, sbuca davanti al portiere Chanov e lo batte da distanza ravvicinata. 1-1.